Lo sapevo che questo gattino vi avrebbe fatto impazzire, quindi parte 2 dove andiamo a sistemare tutti i miei cristalli sul micetto. Allora, ve lo faccio vedere meglio e vi dico che l'ho preso su AliExpress perché avevo uno sconto di 5 euro, quindi non ho resistito. E solo una cosa, ho fatto aggiungere la base a mio padre, e come vedete qua c'è una vite, perché ovviamente è pensato per essere appeso. Ma sinceramente mi piace molto, ma molto di più così. E quindi mettete in conto che senza la base da solo non sta in piedi, perché ovviamente essendo tondo e poco spesso, non rimane in piedi da solo, ma rotola. A parte questo, direi di iniziare a sistemare i miei cristalli. Come sempre vi ricordo che tutti i miei cristalli provengono da Minerals Club. Allora, non so se ci staranno le punte, temo di no. Purtroppo queste due punte, questa in quarzo rosa e in quarzo rosa, non ci stanno, ma lei ci sta, quindi la vado subito a posizionare qui. È veramente magico, non so cosa dire. Davvero peccato non mi ci stiano anche queste due, perché quello era proprio uno spazio perfetto. La meraviglia di questa sfera in selenite. Vi prego, sembra che il gattino stia reggendo la luna con la codina. Stupendo! Torre di Selenite, uno dei miei pezzi preferiti. Ecco qua, un'altra meraviglia. Questa la vado a mettere qui sotto. Questa non mi convince qua perché rimane fuori, quindi vediamo cos'altro possiamo metterci. Pietra del Sole Grezza. Ametista grezza. Apriamo lo scrigno magico. Voglio mettere anche questo, anche se artificiale. Qua sopra. Quarzo rosa grezzo. Qui. Guardate che colore meraviglioso. Sono piena di chips. Un'angelite la devo mettere per forza, è la mia preferita come pietra. Mettiamo qui che ci sta a pennello. Vado a mettere anche questa che non è troppo grande. Piccola piccola, ci sta a pennello. Direi che ci siamo, devo capire cosa mettere nel fondo. Qui ho sistemato la luna di avventurina. Quasi quasi prendo qualcosina anche dalla mia vetrinetta. Tra l'altro avevate ragione, e il sale rosa non va assolutamente bene con le pietre, quindi le tiro fuori tutte. Guardate che roba. Vabbè, faccio la parte 2 della parte 2.